Ed eccoci arrivati a un tema che mi è caro, che è il rispetto della persona, il rispetto vero, di se stessi soprattutto, oltre che degli altri. E la volontà di far sentire gli altri fratelli, non nemici. Nulla è peggio della polizia che insegue gli innocenti. La polizia deve cercare i criminali, non inseguire gli innocenti. Noi viviamo in uno stato di polizia in cui qualcuno stabilisce di avere l'autorità di controllare chi sei tu. E soprattutto quando sa tu chi sei, non lei non sa chi sono io, frase storica di chi si vanta di essere, no, lei lo sa e se ne frega perché vuole umiliarlo, mostrare che le regole valgono per tutti. Certo, valgono per tutti le regole del buon senso, non quelle contro il buon senso. E da questo punto di vista devo raccontare l'episodio dell'aeroporto internazionale di Napoli, Capo Michino, che ha delle regole che riguardano anche il rispetto delle persone e i controlli a campione che hanno una loro procedura. Ebbene, la situazione che si è posta, e si è posta anche in altri luoghi, ma a Capo Michino con una determinazione di personaggi impiegati che chissà quanto tempo potranno lavorare lì, compiaciuti del potere di poter dire io ti controllo e anzi lei mi dia le sue macchine fotografiche, ti inseguono come se fossero la polizia di Stato e sono dei dipendenti con la faccia così esaltata dal ruolo che mancano di rispetto a se stessi. Non perché tu pretendi nulla, ma perché tu tranquillamente fai i tuoi controlli in uno Stato ormai in pericolo per le minacce islamiche, appunto islamiche, non cristiane. E quindi pressoché nudo alla meta, attraversi il metal detector, non hai niente, io neppure i giornali, nulla di nulla, ma una macchina perversa della macchinazione di uno Stato contro le persone stabilisce per poter far rubare quelli che producono gli strumenti di controllo dei controlli a campione. I controlli a campione cosa sono? A me sono capitati anche in due o tre occasioni abbastanza vicine, che la macchina suona anche se tu non hai nulla addosso, nulla di nulla, 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 nulla. E suona perché vogliono verificare che proprio tu, un circa 25-30% dei passeggeri, debba essere controllato per sapere se sulle tue mani c'è traccia di polvere da sparo. Quindi una presunzione di colpevolezza, una diffidenza verso di te. E va bene per una quantità di persone che hanno un atteggiamento minaccioso, per esempio del loro vestire, dando chiara identità del luogo da cui vengono. E quindi quella è una quota su cui uno può anche fare controlli a campione. Poi ci sono gli anonimi italiani, i quali in quanto anonimi non sai chi sono e quindi gli chiedi documenti. Ma tu chiederesti un documento a tuo padre? C'è la regola. Certo, la regola è chiedere i documenti, ma per sapere chi è quello che hai davanti. Se lo sai già, c'è una regola superiore, che è l'uso della ragione. La ragione si usa. Le regole sono inferiori alla ragione, non superiori. Il conflitto fra regole e ragione è la misura della totale ignoranza. Dovevate vedere la faccia incattivita dell'addetta al controllo che voleva controllarmi benché io dicessi: ma scusi, se mi avete detto dottor Sgarbi e mi avete riconosciuto, posso essere nella quota delle persone pericolose e non sono. Ma che voi vogliate controllarmi con i vostri cerottini per sapere se io ho avuto in mano delle pistole per diventare un attentatore, mi sembra provocatorio della mia dignità e anche della vostra. Magari qualcuno di voi mi chiede un selfie, magari qualcuno di voi ha per me manifestazioni d'affetto, come l'ispettore capo della Polaria che è venuto da me e mi ha detto: io la conosco e l'ammiro moltissimo, però deve fare il controllo perché sono le regole del cazzo, le regole del cazzo, le regole di menti che non possono fare. No. Anche gli uomini del controllo, perché mancano della prima regola, l'uso della ragione. La ragione guida gli uomini. E se tu perdi tempo, mezz'ora, per controllare uno che ammiri e di cui sai tutto, e non controlli quelli che invece non conosci, non fai il tuo lavoro. Disperdi l'energia, non manchi di rispetto a te stesso. Ora, cosa segue al controllo campione? L'uso del cerotto, d'ora in avanti chiamato cerotto di Napoli. Per la seconda volta me l'ho rifiutato e un poliziotto intelligente a Venezia aveva inteso, riconoscendomi, ma non perché io sono lei, non sa chi sono io, perché sono persona che tu, vedendo e considerando chi sai chi è, non hai bisogno di controllare con un cerotto che striscia sulle tue dita, come il prendere le impronte digitali in uno stato di polizia che ti confonde con un terrorista, vuole che tu sia comunque un personaggio che può essere pericoloso per usare tanti cerottini, tanti cerottini, tanti cerottini per chi li ha prodotti. Ma
per chi ci specula sopra, con un ministero degli interni di zucche vuote, con il ministro Alfano che è un delinquente comune, e questi che seguono quelle regolette del cazzo. Allora, il controllo a Campione è come inizia con una prima richiesta, anzi, prima ancora del controllo, si tolga la cintura. Ecco, la cintura è molto pericolosa. È bene che tu tolga la cintura perché hai la fibbia, e quindi la cintura inizia a farti girare i coglioni, perché gli italiani minacciati dagli islamici devono umiliarsi e magari anche mostrare il culo per dire inculatevi tranquillamente, sono pericolosissimo. Poi l'umanità, che è quella di chi ti conosce, Lotto Sgarbi, buongiorno, è umiliata dalla macchina. C'è una macchina che a Campione ti dice tu puoi essere pericoloso, benché davanti agli occhi sia evidente che tu non lo sei. Dovete vedere la faccia stolida di quella, ma io potrei anche dire che non la conosco, anzi io non la conosco. Cioè, dopo che tu conosci qualcuno, non ti compiaci di conoscerlo, ma ti auguri di non conoscerlo, perché così puoi dire lei è come gli altri. Certo che sono come gli altri, e sono come gli altri del tutto innocente, e sono contro la presunzione di colpevolezza del vostro controllo a Campione del buco del culo. La sicurezza del mio culo, il mio culo me lo salvo da solo. Ora la controllora con la sua faccia antipatica dice sì, ma no, noi sì, dopo che hanno dato visibile evidenza di conoscerti, dice no, ma noi le regole sono uguali per tutti. Ora fossimo stati a Lugano potrei capire, no, siamo a Napoli, una città che è sempre stata nota per l'intelligenza e la lucidità e la natura dei napoletani, pronti ad essere svelti, svegli. Una città di persone sveglie che si addormentano sotto le regole. Le regole sono più importanti dell'uso della ragione. Ora, quella che mi ha riconosciuto era quasi dispiaciuta di conoscermi. Diceva, ma mi dispiace, quando la conosco io vedo che lei è lei, quindi però le deve fare il controllo come se non la conoscessi. Ora, in questa logica, l'umanità viene umiliata dalla macchina. Io credo che un addetto debba pretendere il rispetto da se stesso, di capire che quello che vede, quello che so io, quello che ha visto l'ispettore, che quello che ti dice io l'ammiro, ti impone di non inventare l'umiliazione del cerottino per sapere se ha la polvere da sparo nelle dita. Io non ho polvere da sparo e non voglio fare nessun controllo che metta in dubbio la mia onestà rispetto all'Italia. Le bombe le mettono altri. E quelle faccette di persone che dicono ma il controllo è uguale per tutti, sono umilianti per loro stessi. Mentre mi guardavano, cercavano di rendere logico ciò che è illogico. A scuola impari l'uso della ragione, non l'uso della macchina per il controllo a Campione, non l'uso del cerotto. La ragione è più importante delle regole. E quello che uno capisce con i suoi occhi è quello che deve fare un poliziotto o un controllore, capire la realtà. E occuparsi di altro, di realtà dubbie, non di realtà certe. Per cui lei, e se lo sa, tanto basta. Non perché io non voglio essere controllato, perché non voglio essere umiliato da lei che si umilia a mettermi il cerotto sulle dita per vedere se io ho la polvere da sparo di pistole che non ho mai visto. E lei lo sa meglio di me.